Eccoci in un nuovo tutorial. Oggi vi spiegheremo come includere le librerie in Arduino per coloro che si trovano sempre in difficoltà. E andiamo innanzitutto a vedere dove vengono gestite le librerie in Arduino. Quindi si va in Sketch, si fa Include libreria e Gestione librerie. Le librerie si possono scaricare online oppure da questo gestore, che mostra tutte le librerie, quelle aggiornabili, quelle installate, eccetera. E usciamo. Se vi trovate in difficoltà nel includere una libreria, andate in Sketch. Ovviamente io ho già preparato qui sul desktop Brain Master, che è la libreria che non è fornita da Arduino, ma che voglio includere nel mio progetto. Questo qui è un esempio. L'ho già spacchettata, decompattata dal file zip, e ora faccio così. Sketch, include libreria, aggiungi libreria da file zip, desktop, Brain Master. Verifichiamo che la libreria sia dentro questa cartella. Ok, c'è la libreria Brain. Chiudiamo. Seleziono Brain Master senza entrarci. Apri. Ovviamente io l'avevo già caricata. Il messaggio che dovrebbe apparire è stata aggiunta una libreria a tutte le altre, insomma. Successivamente andiamo qui e facciamo questa cosa qui. Hashtag include e prendiamo il nome della libreria. Qui è Brain. Vi ricordo che per includere le librerie questa cosa che è sensitive, quindi non possiamo mettere Brain scritto tutto in minuscolo, maiuscola subito, punto H, che è il file che contiene la classe della libreria. E con questo è tutto. Dopo possiamo usufruire delle potenzialità della libreria, insomma, che adesso vi ho aperto con Dev C++. Qui ci sono alcune funzioni. Qui possiamo fare, ad esempio, andiamo qui, creiamo, siccome questa è una libreria oggetti, facciamo brain stream, siccome richiede un flusso dati di stream, e nel void loop possiamo mettere ad esempio brain.readAttention. E come potete vedere, il codice, no, la riga viene colorata di arancione. La funzione, e quindi vuol dire che la libreria è stata collegata. Con questo è tutto, vi aspettiamo in un prossimo video e vi aspettiamo sul nostro canale, che teniamo sempre aggiornato con varie informazioni sui nostri progetti e sulle vostre necessità. Scriveteci nei commenti o nella discussione se avete delle richieste particolari a riguardo di alcuni problemi che avete riscontrato con Arduino. A presto e ciao a tutti!